Mi chiamo Mohammad e sono palestinese dal Libano. Ho 22 anni, ho venuto qua per il motivo di studio. Sto studiando al Politecnico di Torino ingegneria meccanica. Sono qua da 2 anni e mezzo. Ho nato come rifugiato dentro un campo profughi a Libano. Anche il mio padre è nato come rifugiato dentro quello campo, stesso campo. Invece mia madre è nata anche come rifugiato da un altro campo. Un po' più lontano. Mio nonno che è uscita da Palestina a Libano e fa richiesta per asilo politico lì. Dopo gli israeliani fanno la paese israeliano. E lui mi ha insegnato cos'è il Nakba e perché lui è uscito. E mi ha detto che tempo fa, quando la guerra mondiale, seconda guerra mondiale è finita qua in Europa, erano gli ebrei che scappati dall'europeano perché era le coste, era tante cose qua e loro scappate da Europa a Palestina, però vivano insieme prima, palestinesi, ebreo, arabi, musulmani, cristiani, anche ebrei, tutti insieme dentro lo Stato. Poi dopo ci sono gruppo, si chiamano zionisti, che pensate per fare un paese solo per l'ebreo e mandano tutte le altre fuori questo Stato. Cioè, questo gruppo erano forti perché erano tanta esperienza nella guerra, anche erano forti armi da Europa qua. E loro fanno guerra contro tutti i palestinesi, tutti chi non sono ebreo, per uscire fuori e portare la guerra, la terra per loro, perché nel vostro libro loro pensano che questa terra è solo per l'ebreo, non posso vivere nell'altra. Poi dopo erano i palestinesi fanno un po' di resistenza per non uscire, ma l'ebreo era più forte, anche più armate, e per quello la resistenza non era forte. Poi il governo arabo ha parlato con il palestinese resistenza per uscire, la palestinese di Palestina, e il governo arabo ha detto per il palestinese che uscire voi perché voi non siete forti, né forti né armati. E noi entrare come governo arabi forti contro gli zionisti, contro l'ebreo e manda loro fuori. Poi ti faccio tornare. Solo uscire per 2 settimane, poi tornare. E il palestinese ha detto di sì, ok, va bene. Poi il mio nonno è uscito, lui ha pensato che deve uscire per 2 settimane, poi tornare. Ma invece lui sta aspettando da 66 anni. 66 anni, stai aspettando ma non è ancora tornato. Poi, io sono da dove c'è Israele adesso. Gli israeliani hanno cambiato il nome della terra da Palestina a Israele. E io sono da dove c'è Israele del nord, dove c'è questa vicino, era Acca, la città nel nord di Palestina. Però io non sono israeliano e non ho il documento israeliano. Sono palestinese, ma Palestina per tutto il mondo non esiste di più. E per quello non sono libanese, perché io non voglio il documento libanese. Neanche il palestinese è libano. E adesso sono a Pulidi, non ho niente documenti, né palestinese, né israeliano, né libanese. Per me, quando ho capito questa cosa, non mi frega niente, quando ero a Libano. Perché non capisci cosa è Pulidi, cosa palestinese, cosa non importa per me. Poi quando è uscito da Libano ho capito meglio. Qua dove c'è ci sono il mio campo, un'area tutto chiuso dall'esercito libanese, questo campo tutto chiuso dall'esercito libanese, ci sono solo una strada per uscire e per entrare e ci sono checkpoint lì. Quando voglio uscire, deve portare il documento e loro fanno come check per vedere se ho fatto qualcosa di cattivo fuori o no. Se non ho fatto niente, mi fai passare. Se il mio nome non c'è sulla blacklist. E quando de devo entrare, anche devo portare questo documento, loro vedono il documento, poi vede il mio nome. Se il mio nome esiste sulla blacklist, non mi fai entrare. Portare me al carcere, se non c'è il mio nome mi fai entrare.
Anche se voglio passare dal mare e uscire dal mare, dall'altra parte del mare, non posso, perché è chiuso. Devo fare giro così, da qua, poi fai anche tutto il giro per arrivare qua. E quando voglio tornare, la stessa giro devo fare, sempre così. Dentro il campo ci sono quattro scuole, una elementare, due media e un superiore. Ci sono un ospedale per quattro campi, per tre campi al sud di Libano. Lì, fuori il campo di Libano, per noi non esiste il diritto civile nel governo libanese. Non ho il diritto anche per votare, per tutte queste cose. E non ho il diritto per lavori fuori il campo, per lavorare. E non ho diritto per comprare una terra fuori il campo, se voglio fare casa fuori o voglio fare un negozio, per esempio, per lavorare dentro. Non ho il diritto per comprare la terra fuori. Solo dentro posso lavorare. Qua ci sono un po' di informazioni sui rifugiati palestinesi a Libano, dal sito Inerwa Italy, quel sito ufficiale, non è politico. I rifugiati palestinesi affortano 56% disoccupazioni, 66% povertà, 15% insicurezza alimentare. Ci sono 42.000 rifugiati palestinesi. Anche poi dopo quella di Siria, il problema, arrivano questi palestinesi siriani che scappano a Siria. Anche noi, da palestinesi, 44.000 registrati dell'assistenza economica di Enerwa. Ci sono 7.700 bambini palestinesi rifugiati dalla Siria dentro 60 scuole di Enerwa di Libano. Ma prima anche ci sono i palestinesi di Libano dentro queste scuole. Però quando arrivano i palestinesi di Siria, mettono tutti insieme dentro la classe. Dentro il campo, no, cioè noi lavorare dentro il campo come se dentro le scuole o dentro l'ospedale, come lavorare, o se qualcuno ha un negozio per lavorare dentro, o ristorante o queste cose come negozio che lavora personale. O se qualcuno della palestinese che è andata fuori Libano, arrivata a Europa, a Germania o a America o a Canada che lavora lì e manda il saldo per le famiglie. E anche se qualcuno fa il parto politico con un parto politico dentro il campo palestinese, loro pagano un po' di saldi per questo. Cioè il negozio dentro la casa. Ci sono una camera che è negozio, se voglio fare il negozio qua. Anche l'acqua arriva per 3 ore al giorno, solo 3 ore. E quella 3 ore non va bene per cucinare, per fare la pulizia, per fare tutte cose. E noi usiamo quello cestello per mettere l'acqua dentro, poi quando ho bisogno dell'acqua, tutto il giorno, usiamo dentro questo cestello l'acqua per fare pulizia, per mangiare, per cucinare. E mette un po' di bottiglia. Quell'acqua per bere. Anche l'elettricità arriva 10 ore più o meno al giorno, da 8 a 10 ore. Da 8 a 10 ore. E anche fuori, così, nella strada, non è come qua dentro la casa o sotto la terra, così fuori. Se voglio passare, qualcuno alto deve fare così per passare. Ci sono palestinesi che è uscita quando mio nonno è uscita. Che è andata all'Iraq, anche a Siria, anche a Libano, ci sono campi profughi, a Gaza, anche a West Bank. Dopo quel problema di Siria, il palestinese siriano è uscita e scappata a Libano, perché per esempio dentro gli Yarmouk era tutto il campo chiuso nel governo, perché ci sono un gruppo del partito politico contro il governo siriano entrato al campo, poi il governo chiuso tutto il campo, il governo siriano. Non posso niente entrare da mangiare, non posso niente uscire, nessuno uscire e niente da mangiare, non niente cibo entrare. E le persone lì mortano perché loro hanno fame, solo perché loro fame, loro mortano lì dentro quel campo di Siria. Poi dopo quando è aperta un po', tanti siriani scappati, palestinesi, loro scappati al nostro campo, perché loro palestinesi siriani vivono dentro il campo e scappati dentro un altro campo dove c'è noi a Libano. Adesso il siriano palestinese è di più di noi.
il palestinese di Libano. Anche i bambini entrano a scuola con noi. E ci sono un po' di siriani che vivono, se per esempio qualcuno ha i cugini al nostro campo, e il suo cugino è a Siria, vivono insieme nella stessa casa. Il siriano palestinese di Siria e il palestinese di Libano. Poi, ci sono siriani che non hanno cugini, vivono dentro un negozio, o dentro un negozio libero, pagano saldi e vivono dentro questo negozio. Perché non puoi dormire nella strada. Quando io uscii nel 2006, era quella guerra israeliana su Libano. Ero 14 anni. Ero 14 anni e ho visto questa guerra. Sempre sento la voce dell'aeroplano che bombarda Libano. Sempre fai paura di queste voci. Anche i miei fratelli e sorelle fanno paura. Poi il mio padre è mandato noi a un altro campo e lui è stato lì da solo. E noi siamo scappati da questo campo al campo del mio madre. Anche lì gli israeliani bombardano dentro il campo. Quando ho scappato. Poi anche nel 2011, il giorno del Nakba, erano manifestazioni vicino a Israele. Tutti noi palestinesi di Libano andate lì per manifestare contro gli israeliani, per tornare alla nostra casa. Anche il palestinese da Siria, anche il palestinese da Giordania. Quando noi abbiamo visto il conflitto israeliano con il libanese, noi provate per passare. Per entrare alla nostra terra, perché era la prima volta che vedo la mia terra. Ho provato per passare, però loro stanno bombare noi, cioè con il felice. E tante palestinesi mortano, 5 palestinesi mortano a questo giorno e 120 palestinesi confilte, cioè confiliano, confilte, ferite. Scusa per me. 120 persone ferite. Poi, dopo uscito da Libano, non c'è possibilità per uscire da Libano per lavorare, solo per studiare posso andare fuori Libano. Quando ho uscito da Libano, mi dai solo documenti per passare, non è passaporto. Ho venuto qua a Italy, entrato all'università. Quando ho portato il permesso di soggiorno era il mio compleanno. Ho pensato a festeggiare questo mio compleanno con la mia famiglia a Berlino. Poi è andato lì nell'aeroplano, poi lì mi dice che questo passaporto non esiste da noi, questo passaporto di viaggio. Anche tu non esisti da noi, perché tu non hai nessuno. Ma io ho detto, ma io sono qua, sto parlando con te, come non esiste? Poi lui mi dice non puoi entrare, devo tornare nello stesso aeroplano. A Italy. E gli ho detto, ma ho permesso di soggiorno a Italy, da Italy per studio. Mi dice, per noi non è importante questa. Poi mi fanno come bella giustizia, mi fanno una persona che aiutare me, una persona che parli contro me. Poi alla fine loro decisero che mi fai entrare, ma il mio documento, quello passaporto e questo permesso di soggiorno di Italy, deve rimanere dentro l'aeroporto. E mi dai un figlio solo per passare 5 giorni. Se la polizia mi vede, mi vede, lo faccio vedere questo documento. È appunto questo qua. Quando mi ha detto il mio nonno perché siamo così, mi ha detto che mio nonno che siamo fortunati palestinesi di Libano, perché noi non siamo di Gaza, perché gli ultimi 7 anni a Gaza erano tre guerre, e tutto Gaza blocca. Anche il palestinese dell'Iraq, nessun palestinese dell'Iraq adesso esiste, dopo America è entrata nel 2003. Anche il palestinese di Siria mortano perché loro hanno fame, che invece siamo fortunati. Beh, qua a Italy, il governo italiano, cioè sì, il governo libanese non è troppo bravo con noi, ma il governo italiano, ok, mi dà un po' più di diritti qua per studiare, per vivere in pace. Ma questo governo anche mandare l'aeroplano a Israele, anche mandare l'arma che ha mandato la nostra famiglia fuori. Grazie.